Si tratta di Donna con Gallo del pittore bresciano Campanelli. Il secondo è preso da un antiquario abbastanza antico, non c'è autore perché allora non tutti usavano metterlo, è una contadina, una donna lavoratrice. Diciamo che tu questi sono quadri presi da varie persone Sì, vari autori. che ce l'hanno forniti per la Vari mostra, autori, quindi chiaramente sì, sono che no, hanno. varie persone. Sì, varie Sono di persone, vari autori. di vari autori, ma anche di varie persone che Sì, fanno. certo, Di collezionisti. Di certamente. collezionisti. Questo? Ancora Campanelli. Faccio vedere. Questo è un pittore reggino che vive a Roma, affermato. Si tratta di Stellario Bacellieri. Anche questo. Anche questo, Stellario Bacellieri. È una donna spagnola. No. No. Stai Allora, sono due donne, più vicino così sente sì, sono meglio. due donne, questa è Nordafrica, Nord Africa. una berbera Una probabilmente. berbera. Questi occhi appartengono a un'araba, oriente, a un'afghana probabilmente, o L'autore? un'araba. Si tratta di una pittrice bresciana che si chiama Antonella Bitonte. Vediamo queste qui. Queste Ancora Bacellieri, le qui sono Bagnarote, perché non donne lavoratrici, Va bene, vediamo. amano molto il colore, eccetera. Questo Questo. è un pittore bresciano che rappresenta una donna con i suoi primi tre volte, poi secondo lui ce ne sono infiniti altri. Si chiama Brescianini da Rovato. Ancora Bacellieri con le raccoglitrici di olive. Quindi Che vedo danno è? che Sì. Bacellieri, Bacellieri predomina. diciamo, queste raccolte Bacellieri ha, Predomina, sì, meno male. predomina. Mi piace molto. La vecchia che fila, sembra un po' leopardiano. Sempre dello Ecco, stesso sempre Bacellieri. Bacellieri, perfetto. Qui si tratta di una pittrice romana. Negli anni 60, Novella Parigine, famosa per ispirarsi agli atti nella fisionomia. Finiamo con l'ultima opera, non Sempre so. Bacellieri, Allora, sempre con il caffè Bacellieri. greco. Allora, va benissimo, ringraziamo le varie famiglie che ci hanno permesso questa sera di avere dei quadri chiaramente vari, di vari Di vari autori, e autori. quindi sono delle raccolte quindi di tante persone. Quindi per stasera la mostra è l'ultima mostra che abbiamo. Ringraziamo Teresa che si è occupata della raccolta, anche del marito. Che è qui con noi stasera Siamo fino due a appassionati. due persone che si sono occupate questa sera di questa mostra. E in più diciamo che stasera dalle 21:30 avremo Eroine di Leonetti, ci sarà anche della musica che accompagnerà come intermezzo la lettura del libro, quindi con tre musicisti. Facciamo una panoramica, una bella panoramica, e questa è l'ultima diretta per quanto riguarda le mostre.